Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Spazio Salute, l'approfondimento sui servizi sanitari, ospedalieri e territoriali della provincia BAT. Spazio Salute è realizzato in collaborazione con la ASL BT. Oggi siamo a Barletta, nella struttura del distretto sociosanitario, e visiteremo l'unità operativa semplice a valenza dipartimentale di riabilitazione cardiologica. In particolare vedremo quali sono le attività che vengono svolte e incontreremo anche alcuni pazienti che hanno fatto il percorso di riabilitazione cardiologica. Direttore della Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale di Riabilitazione Cardiologica è il dottor Pippo Diaferia. Ben trovato. Buongiorno. Innanzitutto, dottore, che cos'è la riabilitazione cardiologica? La riabilitazione cardiologica è un percorso, io amo definirla così. È la presa in carico di un paziente cardiopatico che viene fuori da un evento acuto e che ha bisogno di essere reinserito nella quotidianità. A seconda delle problematiche che hanno interessato il paziente, della cardiopatia di base, conoscerà un percorso riabilitativo differente, più o meno intensivo, da svolgere o in ospedale, in degenza o presso gli ambulatori, e vedrà poi una fase successiva della presa in carico in cronico del suo fabbisogno di salute, nel senso che verrà arruolato presso le nostre riabilitazioni e verrà seguito con un follow-up schedulato in base alle esigenze del singolo paziente. In che cosa consiste la riabilitazione cardiologica? Nello specifico, dicevo, bisogna inquadrare la patologia di base. Ci saranno percorsi riabilitativi differenti, ma che conoscono dei denominatori comuni. Innanzitutto viene fatta una valutazione dello stato di forma del paziente all'uscita dal reparto per acuti. Noi eseguiamo un test dei 6 minuti che ci dà l'idea delle capacità funzionali del paziente, in alcuni casi eseguiamo un test da sforzo, ma almeno una valutazione con ecocardiogramma, ECG e visita di base che riserviamo a tutti, in modo da poter inquadrare perfettamente lo stato di salute di quel momento della presa in carico del paziente e poi decidere il programma riabilitativo, che potrà consistere, e quasi sempre così, in un training fisico da eseguire con degli esercizi di tipo cardiovascolare, qui vediamo le ciclette, piuttosto che degli esercizi a corpo libero seguiti dai nostri fisioterapisti in palestra. Alla fine del percorso riabilitativo, che ha una durata variabile a seconda, dicevamo, sempre del profilo di rischio del paziente, da 7-10 giorni fino anche a 4 settimane, il paziente vedrà fatta una rivalutazione del suo stato e servirà a noi per stabilire un follow-up e quindi tempi della rivisitazione e ripresa in carico del paziente, ma servirà anche a stratificare la prognosi e il rischio futuro del paziente stesso. La presa in carico significa anche dare gli strumenti al paziente per vivere in maniera più corretta, quindi non facciamo soltanto ginnastica evidentemente, ma diamo anche delle informazioni su quali sono gli stili di vita corretti da mantenere, soprattutto per il paziente che ha avuto un evento di tipo cardiopatico, giusto? È proprio così, esattamente questo. Tante volte banalmente definiamo la riabilitazione, quello che io dico, la ginnastica, assolutamente non è così. Il training fisico è solamente un piccolo, per carità importante, ma piccolo aspetto del processo riabilitativo, che vede innanzitutto nell'educazione del paziente, nella customizzazione, cioè nella creazione della terapia mirata per ogni singolo individuo e nella capacità di seguire il paziente nel tempo la sua completezza. Quindi sicuramente terapia ottimizzata, sicuramente educazione del paziente, ma anche del nucleo familiare che gira intorno al paziente o dei caregiver che assistono i vari pazienti, training fisico e definizione del processo di follow-up. Nel corso del 2018 abbiamo avuto 100 pazienti, i numeri sono in crescita, che cosa ci aspettiamo nel futuro? Beh, sicuramente ancora una crescita ulteriore, siamo arrivati a 109 pazienti, partivamo da un'ottantina scarsa, siamo riusciti ad incrementarli. Abbiamo aumentato quindi anche il numero delle sedute di training, abbiamo aumentato il numero di follow-up, chiaramente essendo aumentati i pazienti, mantenendo più o meno gli stessi numeri dei pazienti del nostro archivio, del nostro pregresso.
Il futuro, ci auguriamo imminente, è quello di completare l'offerta riabilitativa con l'apertura dei posti letto di riabilitazione degenziale nell'ospedale di Canosa. Perché qui siamo nella struttura di Barletta, ma a Canosa, dove è attivo già un ambulatorio di cardiologia, nell'immediato futuro avremo la possibilità di attivare dei posti letto che ci consentiranno di fare un intervento riabilitativo di tipo diverso, di tipo intensivo. Esatto, esatto. Questo che svolgiamo qui a Barletta, mutuando la storia di questa struttura riabilitativa, è una riabilitazione di tipo estensivo, fatta in ambulatorio per pazienti con un profilo di rischio medio-basso. Pazienti con profilo di rischio più elevato, che hanno bisogno di essere seguiti e hanno bisogno della degenza, saranno sicuramente accolti nel prossimo futuro presso la struttura di Canosa. Dottore, parliamo molto spesso di presa in carico del paziente, utilizziamo questo termine. Che cosa significa da un punto di vista organizzativo tra le strutture ospedaliere che abbiamo di cardiologia e il territorio? A me piace pensare alla riabilitazione come quel cuscinetto che di fatto rappresenta l'integrazione fra l'ospedale e il territorio. Perché quando pensiamo all'ospedale pensiamo a un posto dove si curano gli acuti, ed è giusto che sia così. Il territorio è la gestione di tutte le problematiche del quotidiano. Abbiamo bisogno di strutture intermedie che permettano sia in uscita che in entrata il filtro di questi pazienti. Un paziente che viene fuori da un evento acuto tante volte viene riaffidato immediatamente al territorio. Il medico di medicina generale, piuttosto che il cardiologo degli ambulatori, non può farsi carico di tante delle problematiche che hanno bisogno invece di uno storico del paziente. La visita puntuale non ci aiuta in questo. Per seguire un percorso riabilitativo invece ha proprio questo significato. Io ti accolgo nella mia struttura, capisco il tuo bisogno di salute e do delle risposte che sono di giorno in giorno differenti, fino a farti sentire il più tranquillo possibile. Quali sono i risultati che abbiamo ottenuto in termini di mancata riacutizzazione e quindi di mancato reospedalizzazione dei pazienti? I risultati sono eclatanti. La letteratura ci dice che avviare un paziente a un percorso di riabilitazione cardiologica riduce dal 25 al 30% le probabilità di riospedalizzazione e anche di mortalità, non solo per mortalità cardiovascolare, ma per tutte le cause. E questo sta a significare che il processo riabilitativo ha proprio questo significato. Io non curerò solamente il tuo problema cardiologico, ma prenderò in carico tutta la tua salute, e qualora dovessero venire fuori degli alert che mi fanno shiftare l'attenzione su qualcos'altro, potrò indirizzarti verso il percorso di cura più idoneo al tuo problema. Quindi qua significa che riusciamo a prendere in cura il paziente nella sua totalità e quindi a valutare non soltanto le patologie di tipo cardiaco, ma ad individuare o comunque ad avere degli alert che ci consentono di mettere in evidenza la presenza, la copresenza di comorbidità, quindi di altre patologie attive in quel momento nel paziente. Qui ci sono delle figure mediche, ma non solo. Quali sono le altre figure che lavorano all'interno della riabilitazione cardiologica? Abbiamo i fisioterapisti, senza i quali assolutamente non potremmo portare avanti la nostra attività, infermieri professionali assolutamente formati al percorso riabilitativo, ci sono infermieri che hanno addirittura fatto dei master universitari nel percorso riabilitativo. Abbiamo dei colleghi che non sono cardiologi, abbiamo una collega reumatologa che ha quindi affinità con quella che è la fisiatria, e quindi abbiamo un pool completo, oltre a degli psicologi esterni che servono come supporto educazionale nei casi più complessi. Perché la patologia cardiaca spesso comporta anche una difficoltà di tipo psicologico. Purtroppo sì, purtroppo sì. Tante volte si ha difficoltà a riprendere l'attività quotidiana perché ci si sente meno mati. E questa menomazione non è tante volte nel fisico quanto nella psiche. Riprendere a fare attività sportiva, per una signora andare a fare la spesa, piuttosto che accompagnare i nipotini a scuola, può diventare psicologicamente un problema. La riabilitazione serve proprio a questo. Innanzitutto ci confrontiamo con altri pazienti che hanno avuto il nostro stesso percorso. Non siamo soli. Questo ci aiuta a condividere la nostra sofferenza con altre persone. In più abbiamo la possibilità di riprendere la fiducia in noi stessi, vedendo che l'esercizio fisico non è vietato, anzi è consigliato, che farlo non è pericoloso, anzi ci può portare dei giovamenti, e queste cose i nostri pazienti le provano proprio sulla propria pelle. Dottore, diamo un messaggio a chi sta affrontando questo particolare momento di vita. Sì, io dico sempre che una volta il cardiopatico veniva riservato una vita fra il letto e la poltrona. Adesso non è assolutamente più così. Bisogna subito riprendere a fare attività,
chiaramente all'inizio monitorata ma poi affidata a personale esperto, bisogna riprendere la propria quotidianità, bisogna in poche parole riprendere la vita di tutti i giorni, chiaramente non abbandonando la terapia, perché il problema dell'aderenza è importante e su questo la riabilitazione ha un grossissimo ruolo, è importante muoversi, è importante ritornare ad avere fiducia in se stessi. La signora Giovanna Cristiani ha 81 anni e ha fatto qualche anno fa un intervento di sostituzione dell'aorta discendente e poi ha cominciato un percorso di riabilitazione qui a Barletta. Ben trovata. Signora, lei ha fatto prima un intervento di riabilitazione intensivo e poi qui nella struttura di Barletta ha cominciato questo percorso di riabilitazione cardiologica. Ci racconti un po' la sua esperienza? La mia esperienza qui? Qui io ho cominciato qualche mese dopo che mi ero operata e veramente mi sono trovata subito bene perché io non avevo idea di... Sì, lì l'avevo fatta la cyclette, però sempre con molta calma, con molta tranquillità. Qui ho avuto un percorso bello, regolare, organizzato. Abbiamo fatto anche un periodo di riabilitazione respiratoria. E quindi io ho cominciato ad avvertire dei progressi rispetto a come stavo, anche perché il mio intervento purtroppo dopo ha avuto che è andato benissimo, sono stata rimessa in quinta giornata e mandata in una struttura riabilitativa fuori Roma dove mi ero operata, però lì ho purtroppo contratto un'infezione post-operatoria a carico dell'apparato digerente, per cui sono stata molti mesi ferma, molti mesi in ospedale, quindi avevo proprio bisogno di fare una riabilitazione completa, nuova, e quindi piano piano ho cominciato ad acquisire, diciamo, una maggiore sicurezza nelle mie possibilità che credevo compromesse gravemente da quello che... Quali sono i vantaggi che ha trovato in questa struttura? Ah, in questa struttura io mi sento protetta perché innanzitutto so che ogni 3 mesi vengo, mi fanno dei controlli specifici e mi danno sicurezza, mi dicono qual è la mia situazione e quindi io sto tranquilla per 3 mesi, poi so che c'è un altro incontro, un altro tipo di analisi, di esami che mi fanno, perché mi fanno una volta l'elettrocardiogramma e la visita cardiologica, una volta l'ecocardio, mi applicano l'Holter, mi fanno la prova da sforzo, quindi nei 12 mesi dell'anno io 4 volte qui vengo controllata, quindi è questo lavoro sistematico che mi dà sicurezza. Questo la fa sentire psicologicamente tranquilla, serena? Certo, mi fa dormire tranquilla. Se mi sveglio so che c'è dove posso andare. Gaetano Rizzitelli ha 65 anni, la sua storia clinica è parecchio complicata, ha una miocardiopatia dilatativa, ha installato un defibrillatore, insomma nel corso degli anni ha subito diversi interventi di tipo cardiaco, dico bene? Dice benissimo. Qual è la sua esperienza qui nella struttura di riabilitazione cardiologica? È estremamente positiva, per un motivo molto semplice, quindi lei stessa ha detto che c'è un pregresso piuttosto complesso e quindi di conseguenza la vita non è, facendo le dovute proporzioni, assume un profilo di complessità essa stessa. E qua mi sono trovato quasi per caso, dico quello che è, grazie a un amico cardiologo, il quale mi ha consigliato invece di arrivare ad estreme soluzioni, quindi prima di un'extrema ratio, perché non provi a fare la riabilitazione, c'è un buon centro, eccetera. Quando uno non sa, non conosce, lo scetticismo non ci può essere, è irrazionale. Ho fatto un ciclo di riabilitazione e sinceramente non pensavo di trarne dei benefici. In primis per un motivo molto semplice, perché l'accoglienza è fondamentale più che importante in una struttura. Chiaramente l'accoglienza è, come dire, proporzionata alla professionalità di chi ti accoglie, quindi sia i medici che i paramedici e tutto il personale
si sono comportati, perché tali sono, da persone per bene, ecco, sono corrette e accoglienti. Quindi viene curato anche ogni minimo dettaglio, per esempio si ascolta un po' la musica, che chiaramente è un lenitivo, non è che sia una forma di terapia permanente, però dico semplicemente, ecco, è uno dei motivi, oltre al fatto di essere seguiti purtroppo per fatto esperienziale, è chiaro che so benissimo che cos'è l'alter, l'eco e tutto compagnia cantando, quindi vedo che con dovizia di particolari sono stato più che controllato è una cacofonia, non mi piace, e sono stato, come dire, seguito tra virgolette in maniera attenta, e a quanto pare i frutti si sono visti. Sono un ex atleta, non per parlare dei fatti miei, dico semplicemente, quindi ho abbandonato lo sport da tantissimi anni per ovvi motivi, però rifacendo quella cicletta si è andata a risvegliare qualche corda, si è andata a raccordare qualche corda del cuore che ormai era partita. Questo le consente oggi di fare di nuovo attività fisica? In tutto no, però non nascondo che ogni tanto la mountain bike la riprendo, e qualche piano a piedi lo faccio, ecco, perché ho acquisito più tranquillità. Non so se sia un agente psicogeno che sia subentrato, però facta non verba, quindi è inutile stare a parlare inutilmente. Il dato di fatto è questo, che la struttura è accogliente, nel senso lato del termine, quindi l'ottica che hanno in questa struttura è sferica, non è assolutamente prismatica, quindi riescono un attimino a comprendere psicologicamente quali sono le esigenze, non dico a risolvere, ma diventa un lenitivo importante, poi il buon Dio sa quello che deve succedere, come per tutti quanti. E poi in questa struttura non manca mai il sorriso? Sì, nel caso mio è, diciamo, una forma di parestesia, ma non so, gli altri ce l'hanno comunque il sorriso, sicuramente sì. È molto importante, perché le malattie già sono una cosa seria, e quando ci si presenta poi, sa, con il muso duro, eccetera, poi tutte brave persone accoglienti, delle belle ragazze, diciamolo, e questo fa tanto, fa tantissimo sotto il profilo psicologico. Per maggiori informazioni sui servizi presentati potete inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica comunicazione@aslbat.it. Arrivederci alla prossima puntata.